Non chiamateli autovelox, quelle scatole arancioni che da qualche giorno tanto spaventano gli automobilisti sulle strade camaioresi sono True Box, postazioni sì fisse ma con un sistema di rilevazione della velocità inserito solo periodicamente. Dopo un anno di sperimentazione in 3 strade comunali, l'amministrazione di Camaiore ne ha installate ben 14 sulle più trafficate arterie, anche secondarie. Altre ancora saranno installate a breve. Lo strumento che utilizziamo nei True Box è il telelaser, l'ultimo modello TrueCam, che permette anche di avere una ripresa video fotografica della violazione. Permette di puntare anche veicoli fino a 1200 metri di distanza. L'obiettivo, come ci spiega il comandante della Polizia Municipale Claudio Barsuglia, è ridurre la velocità dei veicoli e non fare multe. Questo ci permette anche di abbassare il tasso di incidentalità e questo, con dati alla mano della Prefettura, ci ha permesso di ottenere grandi risultati in questo senso. Questi contenitori vengono utilizzati saltuariamente, però sono sempre posizionati sulla strada, quindi hanno anche un aspetto psicologico sull'automobilista e in conseguenza di questo aspetto l'automobilista va piano, non sapendo se può trovare all'interno o meno la macchinetta. È necessaria la presenza di un agente che verifichi che lo strumento al momento in cui è in funzione non venga manomesso o sia correttamente installato e pertanto per il periodo in cui è posizionato all'interno del contenitore c'è sempre in zona un nostro agente. Non è assolutamente destinato a far cassa, perché se volevamo far cassa utilizzavamo altri strumenti, altri metodi. Questo è uno strumento che fa più prevenzione che repressione.